Buonasera a tutti, benvenuti in Alma Social TV, il training broadcaster di Alma Laboris Business School. Mi presento, sono Marco Stile, faccio parte dell'area comunicazione di Alma Laboris Business School. Sono qui per introdurvi verso l'evento formativo gratuito a cui state per assistere. Dandovi il nostro più caloroso benvenuto, vi ricordiamo che ci troviamo nella sezione Employability Ticket con dei training gratuiti su quelle che sono le competenze trasversali più importanti richieste nel mondo del lavoro di oggi, ma anche le skill indispensabili per emergere nel contesto attuale. Oggi parleremo di quella che più che una tematica è una vera e propria sfida: gestire i collaboratori da remoto, fiducia o controllo? Le nuove leve della produttività aziendale, insegnare a coloro i quali sono deputati ad essere in qualche modo i nuovi leader gli strumenti di gestione dei collaboratori e delle risorse in modalità agile. Lo faremo con la dottoressa Simona Manna, che ho il piacere di introdurvi. Laureata con lode in giurisprudenza e Smart Working Specialist, Professional Organizer, Mentoring Strategist, formatrice specializzata in attività di consulenza, diremmo orientata al cambiamento e al miglioramento di quella che è la vita professionale dei suoi clienti attraverso delle attività dedicate e mirate. Così come appunto è dedicato e mirato questo incontro di questa sera, che è volto ovviamente a darvi una panoramica su quelle che sono le conoscenze principali circa la gestione dei collaboratori in remoto, ma anche per condividere la portata e il taglio delle attività formative di Alma Laboris Business School. Pertanto vorremmo rimandarvi alla pagina dedicata alla nostra offerta formativa che trovate al primo link di questa grafica che stiamo proiettando proprio in questo momento, dove ci sono tutte le informazioni circa tutti i nostri percorsi di alta formazione, tutti i nostri master di alta formazione e tutte le caratteristiche di quanto Alma Laboris ha pensato per i suoi discenti. Per coloro i quali fossero poi interessati ad avere con noi un confronto più approfondito, il nostro consiglio è sempre quello di partecipare ad un appuntamento a cui noi teniamo particolarmente. Si tratta dei colloqui di orientamento gratuiti e non vincolanti, un appuntamento importante, un qualcosa, un'occasione per valutare il percorso di alta formazione più adatto per il proprio sviluppo di carriera, ma anche per scoprire tutte le opportunità che abbiamo in mente per i nostri discenti per massimizzare la loro spendibilità nel mondo del lavoro di oggi. Per prenotare il colloquio di orientamento vi basterà cliccare sul secondo link che vedete in grafica. Per quanto invece concerne il terzo link, è quello relativo al colloquio di orientamento per i master in modalità full time. Non temete perché tutti e tre i link verranno incollati in questo momento in chat, anche perché non voglio più sottrarre del tempo alla dottoressa Manna, a cui cedo volentieri la parola. Grazie, grazie mille, grazie Marco e buonasera e bentrovati a tutti. Non so se vi chiedo una gentilezza, se provate a vedere se riuscite a parlare, dovrei avervi sbloccato tutti quanti. Vi chiedo un saluto. Paolo, ci sei? Mario? Mario, mi senti? Perfetto. Sì, Mario, ti sento e ti vedo. Enrico? Enrico? E Barbara sono le persone che adesso trovo presenti. Sì, buonasera. Buonasera Barbara, ben trovata. Buonasera, Perfetto. Barbara. Buonasera. Allora, diciamo che io direi intanto iniziamo, poi se si aggiunge qualcuno, magari riprendiamo qualche tematica. Allora, innanzitutto vi condivido le slide. Un attimino, scusatemi, eccoli. Le vedete? Sono perfetto. Ok, allora va bene, il titolo l'abbiamo già detto, come ha fatto giustamente l'introduzione Marco, questo è un tema a mio parere, per esperienza anche professionale, estremamente caldo ed estremamente sensibile in questo momento per poter permettere alle persone, sia a chi deve gestire collaboratori, ma secondo me anche dall'altra parte. Anche dall'altra parte, cioè per chi deve poi lavorare nel team, Enrico dice: Vi sento, scusate, ma non riesco a sbloccare il microfono. Non so come aiutarlo, mi dispiace da questo punto di vista, non so come posso fare.
Vabbè, poi magari vediamo se riesce. Allora, quindi questo è il tema. Marco ha fatto una buona introduzione, cioè ha descritto quelle che sono le mie attività. Io ci tengo a dire che questo è il mio quinto incontro che faccio per Alma Laboris. Ne ho fatti già quattro durante il 2022. Le tematiche che ho trattato sono poi quelle prevalenti, diciamo, della mia attività formativa, che sono lo smart working, che poi comunque vedrete anche oggi riporteremo sul tavolo di questa nostra chiacchierata. Anche mi piacerà sentire anche le vostre esperienze, le vostre criticità rispetto a questa situazione della gestione del lavoro da remoto. E ho fatto un altro incontro sul professional organizer, che come vedete qui è un'attività che io svolgo. Cosa fa il professional organizer? Il professional organizer si occupa di insegnare alle persone criteri di organizzazione. È una sorta di time management rivisitato, diciamo, un pochino più dedicato e focalizzato sulla persona e il suo benessere. Quindi all'interno di questa tematica organizzativa, ovviamente, entra anche il tema dello smart working e del lavoro da remoto. Altre attività di cui mi occupo sempre intorno al progetto di consulenza e formazione nelle aziende, ma perché no, anche in un one-to-one con delle persone singole, è quelle, sono le tematiche, per esempio, anche della leadership. Chi ha bisogno, no, come in questa nostra chiacchierata, di capire come gestire le persone per potersi attivare in modalità moderna all'interno di un mondo lavoro che è completamente cambiato. Mi occupo anche di mentoring, anche su questo ho fatto un altro incontro con Alma Laboris. E non so se voi conoscete che cos'è il mentoring, è un modello di comunicazione trasversale di quelli che sono i valori e le esperienze fra una persona senior e una persona junior. Cosa succede? Una persona junior ha bisogno magari di un mentore, quindi di colui a cui si possa ispirare o possa trarre un insegnamento pratico su determinate tematiche della vita, e quindi si creano questi abbinamenti in base a quelle che sono le competenze che il senior, in questo caso io, rispetto a determinati invece mentee, le mie competenze quando sono in linea con quelle che sono le esigenze del giovane. A quel punto, in questa comunicazione generazionale, si parla di age diversity, le persone possono trasferire veramente parti del vissuto che sappiamo tutti essere altrettanto importanti, oltre che la semplice, diciamo, didattica, che arriva fino a un certo punto, secondo me. Poi quello che migliora la qualità della vita e del lavoro è anche l'esperienza vissuta, no? Questo mentoring si fa sia in un contesto one-to-one normale, ma adesso ha preso fortemente piede anche all'interno delle aziende. Perché? Perché è diventato uno strumento di comunicazione nuovo che viene spesso utilizzato nelle aziende per permettere alle persone di trasferire, soprattutto ai giovani, quelli che sono i valori aziendali, ma anche lo stile dell'azienda stessa, come l'azienda svolge e rappresenta al di fuori della sua realtà aziendale la sua reputation. Quindi queste sono un po' le mie aree di competenza. Come dicevo prima, con Alma Laboris ho già collaborato e ho sempre gran piacere a fare questi incontri, perché mi fa sempre piacere anche scambio. Per questo io sblocco i microfoni a tutti e voglio, e anzi vi chiedo, quando avete bisogno, volete chiedermi qualsiasi cosa, non esitate e intervenite, mi fa veramente piacere. Ecco, insomma, questo ci tengo a dirlo. Allora, entriamo un pochino nel tema. Cosa è successo con la pandemia, ma cosa in realtà era già successo prima? Noi abbiamo, per sentito dire, diciamo ormai pensiamo generalmente che la pandemia, la situazione del Covid del 2020 abbia creato delle nuove modalità di lavoro. Lo smart working oggi per molte persone, ahimè, viene ancora associato al fatto che abbiamo avuto una pandemia, siamo stati chiusi in casa e quindi siamo dovuti andare a lavorare fuori dall'ufficio per una questione di mera sicurezza. In realtà, lo smart working e soprattutto questo processo di cambiamento verso una nuova visione del modello di lavoro e di vita era già iniziato negli anni precedenti. Era iniziato in Italia, chiaramente in ritardo rispetto a molti altri paesi. Se pensiamo che nei paesi anglosassoni lo smart working, ma così come i paesi del nord Europa, è ormai un modello di lavoro
consolidato, non viene più preso come un modello di lavoro nuovo, anzi è quello il modello di lavoro e di vita insieme. In Italia si sono, diciamo, un pochino sovrapposte queste due congiunture temporali. In realtà questa transizione verso un new normal, che vede, come scrivo in questa slide, al centro la persona, era già iniziato da tempo. Io racconto sempre nei miei percorsi formativi, se per chi è un pochino più grande come me, se si ricorda il modello Fantozzi, no? Fantozzi e la sua storia. Vedo che qualcuno sorride. Fantozzi è stata la rappresentazione di quell'epoca storica dove il dipendente veramente non contava nulla, non era una persona di, diciamo, a cui dare attenzione, e soprattutto non era ancora nella cultura delle aziende il pensare che il benessere del singolo facesse bene all'azienda tutta. Cosa che invece piano piano abbiamo visto negli anni e nel tempo essere un modello di lavoro e di gestione della vita che stava andando a implodere. Ecco che nacque il problema del burnout, cioè quindi che cosa dello stress dato da motivi lavorativi, e che, vi dico di più, l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva detto molto prima del Covid che nel 2030 la malattia prevalente mondiale sarebbe stato appunto il burnout, cioè lo stress lavorativo. Proprio perché questo era un problema noto già precedentemente alla pandemia, si era cominciato a pensare di mettere in campo un modello di lavoro diverso. Modello di lavoro diverso che possiamo chiamare agile, agile, smart working, remote working, ognuno ha definizioni diverse con anche dei sottofondi un po' diversi. La sostanza è lavorare da remoto, quindi perdere quella centralità fisica della presenza dentro l'ufficio del collaboratore con il proprio magari team leader, con il proprio responsabile, ma creare un senso di autonomia all'interno della cultura aziendale dove le persone possono e sono in grado, e secondo me anche in maniera molto più proficua, di lavorare in gestione da remoto. Qual è il problema? Ce ne sono svariati intorno a questa tematica. Il primo è che in Italia, mi posso permettere di dire in questa chiacchierata fra di noi, di smart working se ne fa ancora molto poco. Quello che ancora le aziende cercano di fare è una sorta di tamponamento fra quello che teoricamente sarebbe il vero smart working e quello che in realtà è il modello che cercano in maniera un po' forzosa di creare. Perché questo? Perché noi abbiamo un problema non solo generazionale, ma secondo me proprio culturale, nei confronti di chi ancora ha paura di mollare il controllo sui propri collaboratori. Il problema sta lì di fondo, perché quando io mi trovo nelle aziende a parlare di nuovo cambiamento, delle nuove skills da mettere in campo, dei modelli di lavoro in questo nuovo contesto, mi rendo conto che le parole piacciono a tutti, ma nei fatti c'è un'enorme difficoltà a trasferire queste parole in fatti pratici. Sì, va bene la centralità delle persone, l'autonomia, la responsabilizzazione, il modello nuovo, innovativo, poi di fatto c'è sempre un freno a mano che governa soprattutto i vertici alti delle aziende tante volte in questi cambiamenti. Questo è un po' un problema, diciamo, che era normale trovarcelo, e vi dico anche perché. Perché la pandemia, per chiudere questa slide, cosa ha fatto di danno qua dentro? Ha fatto del bene, ha accelerato il tempo. Perché questa transizione verso questo modello di vita ibrido, diciamo anche condiviso, lo avremmo raggiunto sicuramente in 7-10 anni. La pandemia ha accelerato drasticamente perché ci ha detto: guarda, se tu hai capito, non hai capito, c'è il computer, non ce l'hai, devi andare a casa, perché qui c'è una situazione sanitaria emergenziale che non ci permette di fare diversamente. Quindi da una parte è stato un forte propulsore al cambiamento, all'acceleratore, dall'altra parte però non eravamo ancora dotati di quegli strumenti, non solo pratici, un buon utilizzo del digitale di cui parleremo dopo, ma anche soprattutto proprio concettuali, di competenze che ci potessero permettere di poter gestire questo nuovo modello di lavoro. Questo è un pochino, diciamo, come posso dire, quello che a monte poi porta tutto quello, la chiacchierata che faremo oggi insieme. Altra cosa che voglio aggiungere, sempre per chiudere questo cerchio, possiamo parlare di lavoro, adesso si parla tanto di lavoro ibrido, benissimo, in realtà lo smart working è proprio questo, vi do una definizione per chi magari non lo sa, lo smart working non è altro che teoricamente lavorare dove si vuole, quando si vuole. Okay, questo sarebbe proprio l'assioma perfetto del concetto di smart working. Chiaramente questo poi va contestualizzato ogni volta all'interno delle realtà aziendali, ma quello che di fondo vale come principio è che l'ufficio
rispetto a questo modello di libertà della scelta di dove lavorare e in quale orario lavorare, è comunque un tassello prevalente della vita d'azienda. Io dico sempre, quando mi trovo a fare consulenza o formazione, che non si deve pensare che l'ufficio non esista più. È un grandissimo errore ed è per questo che poi bisogna sapere instaurare una buona relazione fra capo e colleghi, perché ed è qui che l'ufficio e il suo nuovo ruolo gioca un tassello fondamentale. L'ufficio diventa un posto di aggregazione, diventa un posto di scambio di idee e di pensieri e di costruzioni che ognuno nella propria individualità ha generato. E vi posso assicurare, e qui le neuroscienze sono un fortissimo supporto all'interno di questa proprio nuova visione dell'autonomia fuori dall'ufficio e della condivisione dentro l'ufficio, che poter pensare in autonomia per poi condividere i propri pensieri singoli e diversi in una collettività, quindi in un team che deve lavorare insieme, è assolutamente produttivo. Il pensare da solo produce pensieri diversi. Il pensare all'interno di una tavola rotonda dove uno crea il capo ti dice oggi abbiamo da risolvere questa problematica e quindi ogni collaboratore comincia a dire la sua, in linea di massima quel primo che parla trascina un pochino l'argomento per tutti quanti. Si chiama la teoria del groupthink a livello, diciamo, proprio così di neuroscienze, di approfondimento proprio razionale. Cosa significa? Che al contrario, se io sono fuori dall'ufficio e mi viene dato questo problema al quale trovare una soluzione per poi condividerla in ufficio con gli altri colleghi, è evidente che ognuno di noi andrà a produrre probabilmente N soluzioni diverse. Questo amplierà che cosa? La scelta sulla soluzione migliore da prendere. Amplierà anche le conoscenze di ognuno di noi, perché ognuno di noi apprenderà nella chiacchierata sulla tavola rotonda in ufficio quelle che sono le soluzioni che altri colleghi hanno pensato. Quindi lo smart working, per dare una breve rappresentazione, nel suo modello veramente funzionale, ibrido, presenza in ufficio e presenza e lavoro fuori dall'ufficio, ha sicuramente del valore aggiunto rispetto a come lavoravamo fino a ieri. E questo ve lo posso dare ora rispetto a prima, vi posso dire con certezza che è un dato provato. La differenza che io dico sempre fra quello che raccontavo prima del Covid, quando parlavo di nuova cultura, smart working ed oggi, è proprio sul fatto che prima non c'avevamo grandi casistiche, si stava lavorando su quelle che erano proiezioni future. Oggi, proprio per tutto quello che è successo in questi ultimi anni, abbiamo anche veramente dati certi da poter condividere con le persone, sulle quali secondo me poi è opportuno e giusto che ognuno rifletta per il proprio miglioramento della qualità di vita e di lavoro. Perché la cosa bella di questo cambiamento è che noi andiamo a modificare in buono non solo il nostro aspetto della vita lavorativa, ma anche quella personale, perché la bravura a cui dovremmo arrivare tutti è quella di saper conciliare questi due temi. Scusate se mi sono dilungata su questa, diciamo che poteva essere un po' l'introduzione, ma in realtà è strettamente collegata al tema proprio che trattiamo insieme. Se qualcuno vuole dire qualcosa, non esitate a intervenire, mi raccomando. Andando avanti, sempre per ricordare un pochino quello che dicevo prima e ad arrivare poi al nostro focus di oggi, ho fatto questa slide, ho voluto rappresentare due visioni del mondo ufficio prima e oggi, no? Noi prima, le scrivanie degli anni 70, se vi capita di andare a vedere su internet, sono scrivanie fantastiche, infinite, immense, sono scrivanie larghe 3 metri, no? Ampie e quant'altro, piene di documenti, ci sono immagini di scrivanie piene di documenti sopra, sotto, dovunque, perché si lavorava in presenza, perché si lavorava con il cartaceo e perché la scrivania serviva e non bastava mai lo spazio. Oggi siamo diventati agili, no? Ci basta un laptop, anche una connessione da un telefonino per poter essere collegati con il mondo e con l'ambiente lavoro. Questo diventa chiaramente, proprio quello che dicevo prima, un'evoluzione verso il benessere. Ma su questo concetto di questa evoluzione dello spazio lavoro che cambia, è qui che dobbiamo innescare delle skills nuove da parte di chi gestisce il team, che sono funzionali a far sì che questo cambio di location, chiamiamolo così, sia ugualmente produttivo, se non anche migliore. Perché il computer oggi tutti lo abbiamo, siamo tutti capaci di star fuori, ma quello che oggi cambia e diventa fondamentale è la comunicazione. Che sembra banale, uno dice, ma io come comunicavo ieri continuo a comunicare, quello che faccio, il mio lavoro è sempre quello, cosa mi cambia? In realtà non è così, in realtà è la comunicazione e i livelli di comunicazione che sono fondamentali affinché l'esercizio delle attività lavorative sia ugualmente produttivo e soddisfacente anche da remoto.
Qual è la differenza fondamentale? Vi faccio un esempio pratico. Quando noi stavamo in ufficio prima della pandemia, la nostra vita era 8 ore lavorative minimo in ufficio e c'era una riunione, per dire. Il nostro capo ci riuniva in riunione e noi eravamo più o meno attenti, ok? Venivano assegnate varie attività da svolgere e magari capitava che io in quel momento quello che mi era stato assegnato lo avevo capito ma non l'avevo colto fino in fondo. Non me ne preoccupavo in quel momento perché tanto poi, finita la riunione, in qualche maniera o la macchietta e il caffè o ribussavo alla stanza del mio capo, mi facevo ben spiegare qual era l'attività che dovevo svolgere. Quindi avevo un'immediatezza di risposta, ma una, secondo me, una superficialità e una poca attenzione nel momento in cui le attività invece venivano assegnate e veniva anche gestito un lavoro soprattutto di team. Perché poi che succedeva? Che ogni volta che ognuna delle persone facenti parte di un team si trovava di fronte a una difficoltà, la prima cosa era girarsi e dire: Enrico, senti, che ti ricordi quella pratica, come l'hai svolta? Enrico mi dava la risposta in 3 secondi, io andavo avanti e il lavoro era finito. In realtà adesso le cose cambiano perché i nostri collaboratori sono fuori dall'ufficio, non sono più in ufficio, o se ci stanno è facile che non ci siano tutti contemporaneamente. Quindi non c'ho più Enrico, Barbara, Brenda a fianco per potergli dire: scusa, mi dici come si risolve questa pratica? Che a quel punto diventa chiaramente una soluzione immediata. Deve diventare un lavoro di responsabilizzazione e di autonomia del singolo, che può anche sbagliare. Può anche sbagliare, ma può anche portare idee innovative. Ed è qui quindi, e quindi io vado direttamente al focus che oggi ci riguarda, che a mio parere devono essere attivate delle skills che già conosciamo, non sono sicuramente grandi novità, sono skills sulle quali oggi qualsiasi persona che gestisce un team deve porre grande attenzione e deve, secondo me, anche approfondire un pochino le conoscenze di queste skills. La prima fra tutte è quella dell'ascolto attivo. Che cos'è l'ascolto attivo? L'ascolto attivo è fatto di due parti. C'era Plutarco che diceva, scrisse l'arte di saper ascoltare, perché noi tutti sentiamo parlare gli altri, non è detto che poi in realtà abbiamo ascoltato realmente quello che ci viene detto. Quindi da una parte un'attenzione a chi parla e a cosa sta trasferendo nel messaggio, ma soprattutto all'interno del concetto dell'ascolto attivo, secondo me esiste anche il concetto praticamente del feedback, della possibilità, anzi della, posso dire, normale conclusione dell'ascolto attivo è quello di poter e anzi di ricevere feedback dalle persone con le quali si sta parlando. Il feedback è uno dei passaggi fondamentali oggi nella comunicazione da remoto per una serie di motivi. Il primo, perché il feedback serve soprattutto a chi ha dato una serie di indicazioni, delle attività da svolgere, quindi ha fatto il suo ruolo, diciamo, di team leader rispetto a un gruppo, ha assegnato determinate attività. È importante che ci sia un feedback di riscontro rispetto al contenuto espresso, rispetto alla comprensione dell'attività da svolgere e anche, perché no, anche poter utilizzare il feedback per evidenziare criticità rispetto a quanto è stato detto, perché la criticità in questo rapporto non più verticale ma orizzontale fra le parti attiva quello che è il cosiddetto pensiero critico, la possibilità di poter andare insieme a sviscerare criticità che l'attività assegnata potrebbe portare. Quindi l'ascolto attivo sembra banale, ma in realtà non lo è, perché io mi domando e vi domando. Adesso poi magari vi dite anche voi di che cosa vi occupate, in modo che cerco anche di capire da che parte stiamo, no? Dove deve interessare più il focus. L'ascolto attivo è una responsabilità che il capo si deve prendere nei confronti dei propri collaboratori, perché deve essere capace di saper sentire una critica o anche un sentirsi dire semplicemente io non ho capito. Cosa che non sembra tanto banale, ma in realtà non lo è, perché vi posso assicurare che soprattutto nei giovani, che sono molto skillati su tantissime altre competenze digitali e quant'altro, il concetto di dire scusa, io non ho capito, lo hanno molto molto latente. Per loro rimane ancora un qualcosa che spesso e volentieri evitano di fare. Il che poi diventa problematico perché non stando in presenza in ufficio con gli altri colleghi, dove vado a cercare la soluzione? E se la soluzione me la trovo spesso da sola, non avendo capito qual era l'oggetto della discussione e quindi la trovo sbagliata, stiamo perdendo tempo tutti, stiamo allungando i tempi di efficientamento del lavoro e anche la qualità del lavoro stesso. Quindi richiedere un feedback a fronte di una call, un incontro in presenza, una qualunque tipo di comunicazione con i propri collaboratori,
collaboratori è, a mio parere, fondamentale per perfezionare il cerchio della comunicazione. Allora, io vi chiederei, per curiosità e anche per condividerci un pochino, se mi raccontate velocemente voi di che cosa vi occupate, così cerchiamo poi di essere un pochino anche più performanti sulla chiacchierata che stiamo facendo insieme. Chi vuole raccontarmi qualcosa? Mi senti, Enrico? Sei tu, mi sa che stai... Mario? Aspetta, eh. Sei col microfono disattivato. Ecco, adesso è attivato. Perfetto, grazie Mario. Allora, io di cosa mi occupo? Mi occupo sia di selezione che di formazione. Okay. E, faccio questo mestiere dall'84, penso di essere più grande di tutti i presenti. E tra i presenti c'è l'amica e collega Leonella Cardosi. Anche mia amica e collega Leonella, sono molto felice che è qua oggi, molto. Anch'io, ciao Lionel, eccoci qua. Mi occupo di selezione e di formazione e soprattutto, essendo consigliere di IDP e responsabile della comunicazione, sì, faccio parte attiva di quel gruppo attraverso il quale diamo un aiuto soprattutto ai giovani, alle giovani generazioni, per quello che riguarda tutto ciò che riguarda non solo la preparazione del curriculum, ma l'employer branding di se stessi, cioè certo, come riuscire ad essere empatici per poter non solo arrivare a fare un colloquio di lavoro, ma soprattutto per riuscire a essere allineati con quella che è la ricerca in quel momento. Certo. In più faccio da tantissimi anni con vari enti, sia privati che universitari, formazione, per cui tutto ciò che, del quale si parla nelle umane risorse, adesso non si dice più risorse umane, ma adesso si dice le umane risorse. Human resource, anzi, addirittura. Human resources, hanno tolto pure tutto l'italiano che ci avevamo con tanta cura, avevamo studiato, ce l'hanno tutto stravolto, sono d'accordo. Ce l'hanno un pochino stravolto, sì, ma soprattutto quello che sto facendo adesso, proprio come studio personale alla soglia dei 70 anni, dopo 40 anni di mestiere, di professione, è quello di concentrarmi su quali sono tutte le problematiche, soprattutto per le giovani generazioni, quindi la Z, i millennial e la generazione alfa, sulle problematiche che sono venute fuori conseguenti il Covid, la pandemia. Sì. E conseguenti al fatto che si fa lo smart working, inteso non come lavori quando ti pare, ma come riesci a lavorare in un modo più comodo per te, rimanendo collegato con colleghi, con clienti, con i propri dirigenti. Sì. E un'altra cosa che faccio è il mentoring, perché aiuto sia le aziende che gli imprenditori a fare il passaggio generazionale. Quello che dicevamo prima, sì, infatti. Quello che dicevamo prima, quindi mi riallaccio un po' a tutto quello che stavi dicendo. La cosa più importante oggi, secondo me, di tutto quello che diciamo, è cercare di aiutare, ma non solo le giovani generazioni, ma dai 16 ai 70 anni, le persone con le neuroscienze a trovare un benessere psicologico, perché nel lavoro, nella vita privata e quindi naturalmente l'equilibrio vita lavorativa, vita personale, è una cosa molto importante, perché non vorrei esagerare e arrivare all'attivazione della felicità, che è una cosa abbastanza utopistica, però a poter star bene con se stessi, poter star bene con se stessi nella vita di tutti i giorni e nel rapporto che ognuno di noi ha tra il tempo dedicato a se stesso, il tempo dedicato alla famiglia, il tempo dedicato al lavoro. Sicuramente lo smart working, inteso come perdere meno tempo a spostarsi d'ufficio. Io per esempio vivo a Perugia e lavoro a Roma solo da 32 anni, chiaramente da quando c'è stato il Covid io mi sposto molto poco, le lezioni altro. Quest'anno, sì, la scorsa primavera col TUCE, per il Consorzio Universitario Perugino di Formazione, ho fatto il primo corso di presenza
a maggio, bello, c'era il giardino, il parco davanti, quindi anche piacevole, di presenza dopo 2 anni e mezzo di corsi fatti online. Certo. È vero che è stato molto simpatico, anche perché a un certo punto ti fermi, fai 2 chiacchiere, ti prendi il caffè, e insomma è quello che dicevi prima, cioè ogni tanto c'è la necessità proprio empatica, psicologica, di star vicino agli amici, ai colleghi, di comunicare a mezzo metro di distanza e non come stiamo facendo per esempio adesso, no? Certo. Tu penso starai a Roma, io sto per Perugia. Sì, è chiaro, ma questo è funzionale, cioè questo fatto di poterci fare una chiacchierata, conoscere persone nuove, esperienze di un mondo che sta cambiando per tutti, no? Quindi che ci vede tutti in gioco. Fatto così, secondo me è l'optimum per poter comunque, come ti posso dire, stare sempre in continua attivazione, studio, no? Scambio di idee, perché è comodo, tu stai a Perugia, io sto a Roma, finita la nostra chiacchierata, ognuno di noi prosegue con la propria gestione della giornata senza aver, come dici te, perso tempo. Questo, secondo me, è uno dei tasselli sui quali ragionare e far ragionare le aziende, per tornare a quello che dicevo prima, quando, secondo me, tu dici giustamente la felicità è qualcosa di molto utopistico, sono d'accordo, però dobbiamo, secondo me, così la vedo io, che non sono neanche io così tanto più giovane, nel senso che ho vissuto da Fantozzi a Checco Zalone, per intenderci, nei modelli diversi. È chiaro, le varie modalità. Io credo che, e lo vedo ogni volta che lavoro nelle aziende e mi trovo a confrontarmi con diverse generazioni, con le loro esperienze, che insegnare alle persone, per esempio, l'assertività, che è qualcosa che noi non ce l'abbiamo proprio nel nostro DNA, perché noi pensiamo sempre che il dire di no viene prima di tutto visto come qualcosa di qualcuno che rifugge da un compito, un incarico, no? Quindi quella persona dice di no, non va bene. Invece l'assertività, quando viene ben spiegata alle persone nel suo significato e nel suo modo di essere utilizzata, diventa un attivatore di felicità. E lo smart working, soprattutto chiamiamolo lavoro ibrido, lavoro agile, perché molto più, secondo me, dà molto più la percezione di cosa vorremmo che fosse rispetto a quello che è. Nella possibilità di lavorare in modalità agile, le persone possono avere benessere psicologico, attivare una felicità trasversale su tutto il loro contesto vita, sia personale che lavorativo. E se tu sei felice, o quantomeno stai bene con te stesso, come dicevi te, è chiaro che questo tuo benessere lo riporti dentro il tuo mondo lavoro. E quindi lavori lo riporti e ottimizzi le risorse, nel senso che è inutile stare 8 ore in un ufficio quando la tua produttività si riduce a 5 ore. Tra l'altro, smart working inteso come lavoro agile è importante a seconda della tipologia di compiti o di procedure o di cose che devi fare, perché chiaramente se io devo stare per una selezione a leggermi 100 curricula, o me li leggo a casa mia o in ufficio o in un parco sotto un albero, lo vai a leggere dove tu stai, in un contesto anche ambientale, la cosiddetta cornice, quella che ti attiva anche e ti concentri di più. Se invece hai da fare un tipo di lavoro in quella giornata, che devi comunicare con altre persone, altri colleghi o i clienti, allora o lo fai online, va bene, ma oppure lo fai di persona. Dipende da, come dire, da quanto quel tipo di compito che stai, di cosa che stai facendo in quel momento, quel giorno, debba essere fatta, perché la fai da te stesso con te stesso, oppure se la devi fare con altri. Esattamente. Quindi lavoro agile inteso come elasticità. Esatto. Alcuni giorni devi stare in ufficio, altri giorni devi stare 8 ore online a parlare con colleghi, clienti, interlocutori, persone con le quali hai un interscambio di business, oppure te ne puoi stare da solo. È chiaro che se devi approfondire una cosa o fare una traduzione di un piano di lavoro fatto con un cliente che sta in Cina, è chiaro che te ne puoi stare tranquillamente a casa, è perfettamente inutile che vai in ufficio. Questo è il problema delle aziende, questo è ad oggi, io ho fatto quest'ultimo fine 2022, insomma
ho avuto una grossa azienda che ho seguito per mesi e non è stata l'unica, perché ho sempre avuto la fortuna di lavorare con aziende, grandi aziende, non piccole, dove quindi le criticità sono tante. I collaboratori spesso sono pronti a fare questo che stiamo dicendo noi, cioè ad attivare con responsabilità ed autonomia l'agilità del lavoro, cioè quando posso fare determinate cose che faccio meglio in remoto rispetto a delle attività che invece sono funzionali all'ambiente ufficio e alla presenza. Quindi anche questo livello di consapevolezza, chi fa, sta dalla parte, dall'altra parte, cioè chi è la risorsa, queste conoscenze e queste attenzioni ce le ha già percepite, perché ha percepito anche un po' il senso di benessere, di libertà, di tempo per sé, quindi è pronto a coglierlo. Cosa succede? Che dalla parte di chi deve organizzare il lavoro, chi deve gestire un team, c'è secondo me ancora oggi scarsa conoscenza sia degli strumenti digitali a disposizione per poter utilizzare un'ottima comunicazione da remoto che sia performante, perché gli strumenti, ne parleremo poi nell'ultima parte, non sono uguali per tutti e non hanno tutti lo stesso utilizzo, ma noi non siamo ancora pronti. La trasformazione digitale, secondo me, è una delle competenze sulle quali dovremo lavorare molto questi anni a venire, perché non è... E poi c'è, ecco, la differenza tra le persone della mia generazione, quelle della tua e quelli ancora più giovani, che c'è un approccio all'informatica, al digitale, sì, completamente diverso. Completamente diverso, sì, sì, completamente diverso, e con una velocità di apprendimento di determinate cose che è completamente diverso. Un'altra cosa che voglio aggiungere sul concetto di lavoro agile è questo: molte aziende hanno capito una cosa, e qui andiamo sul titolo un po' del tuo intervento, per sì, modo interessante, è il fattore di dividere la settimana lavorativa in una parte di in presenza e in una parte in remoto, cioè la parte in presenza che serve comunque per creare gruppo in azienda, e la parte in remoto quando nella tua job description di quello che devi fare c'è quella parte che puoi farlo stando da solo dentro la tua stanza o passeggiando lungo il mare, non ha nessuna importanza. Per quanto riguarda invece il capo, cioè la gestione di un team, chiaramente la gestione di un team può essere fatta in remoto, però agli inizi e soprattutto durante il follow up dei progetti più importanti è bene che ci stia in presenza. Assolutamente. In presenza, perché si crea soprattutto il feeling. E poi vado sul primo disegnino, l'ascolto attivo. Sì. L'ascolto attivo fatto di persona, a mio avviso, è molto più intenso ed è molto più costruttivo che lo stesso ascolto attivo fatto online. No, sono d'accordo, sono d'accordissimo su tutto. Grazie davvero del tuo intervento. Grazie. No, grazie a te, e adesso mi taccio perché quando comincio a parlare non la smetto più. Quindi diciamo qualcun altro, va, se ci vuole raccontare la sua, di che cosa si occupa, qualche considerazione, così continuiamo a parlare di questo insieme. Qualche giovane, dai, non so l'età, ma insomma qualche giovane che Barbara, ci racconta. Barbara, che ha una voce squillante, giovane. Bene, brenda, bene, Barbara, parla, su. Chi ci dice qualcosa? Leo, Leonella? Nessuno? Allora va bene, continuo io allora. Riprendo un attimo, poi se volete intervenire che vi sbloccate il volume, l'audio, mi fa piacere se intervenite. Allora, per riprendere un pochino il discorso che stiamo facendo adesso con Mario, vi dico anche un'altra cosa rispetto alla gestione di un team. Una cosa che io consiglio sempre all'interno di un team, quando ci sono persone molto giovani, Leonella, ora poi ti passo la parola. Quando sì, no, scusami, è che non riuscivo a togliere il microfono. Quando dicevo che io consiglio sempre all'interno di un team a chi deve gestire dei collaboratori, è quello di fare molta attenzione anche alle diverse generazioni che fanno parte del team, perché quando in un'azienda esistono, ci sono sempre magari neoassunti, sia che siano ragazzi giovani o che siano persone un po' più grandi, ma comunque siano neoassunti, quindi che non abbiano ancora respirato quello che è il sentire, quello che è il non detto, no? Il cosiddetto non detto che si vive dentro una vita aziendale, in quel contesto io consiglio sempre di cercare di far stare più possibilmente in presenza al lavoro la persona per un periodo chiaramente
iniziale e magari fare un po' meno smart working, ma non perché bisogna essere, che so, controllanti, perché poi sennò spesso si travisa questa interpretazione dicendo ah, perché lo devo controllare, assolutamente no, io ho bisogno di avere magari delle risorse che lavorano nel mio team in presenza neoassunte soltanto perché possano apprendere da un non detto, da uno sguardo, da una modalità di gestire in velocità una pratica, quelle che sono proprio le abitudini, quelli che sono gli strumenti con i quali quell'azienda lavora e per piano piano acquisire anche quelli che sono poi i valori portanti dell'azienda e le modalità di approccio al cliente e al lavoro stesso. Quindi, come vedete, il discorso della gestione della risorsa è ancora più complesso a mio parere in questo momento, anche se secondo me è molto più bello da poter gestire perché si attivano delle cose che prima non erano neanche necessarie, cioè l'empatia, l'ascolto attivo, ora vedremo anche gli altri, prima stando in presenza c'era a mio parere una superficialità di certe attenzioni da porre rispetto al gruppo che oggi invece a me piace vederle attivate e praticate dai collaboratori e dal capo che gestisce il gruppo. Leonella, ti lascio la parola con piacere. Sì, mi sentite? Sì. Non so perché, sì. Ah, ecco, perché sì. Non, aspetta, vedo se riesco anche a attivare il video, perché devo aver spinto entrando qualcosa che non era bene, non era giusto, per cui... Non, io non posso fartelo, quindi non ho soluzioni. Vedo se ci riesco io, ma non credo. Vediamo, Intanto dimmi pure, ho piacere. Anda, eccoci. Eccoti, ciao. Perfetto, ciao. Ciao. La domanda, diciamo, che tu hai fatto inizialmente era appunto quello, volete raccontare qualcosa, no? Era più o meno questo. Allora, saluto Mario e quindi posso raccontare che con Mario abbiamo cominciato insieme a fare ricerca e selezione del personale e quindi abbiamo lavorato per parecchio tempo su questa tematica. Poi a un certo punto della mia vita io ho sentito la necessità di un forte cambiamento. Questo forte cambiamento è arrivato con la conoscenza del coaching, di che cosa significava il coaching, che cosa voleva dire, come si faceva, eccetera, eccetera. Ho assistito a un webinar in Poste Italiane in cui si parlava di questa tematica e lì ho capito che praticamente mi sarebbe piaciuto inserire il discorso del coaching insieme al discorso della ricerca e selezione, della formazione, delle skills manageriali, di completare questa mia carriera con questa cosa qui. Quindi ho cominciato a fare il coaching e sono oggi un coach aziendale, praticamente lavoro sia con i singoli che con i gruppi. Quindi questa è un po', in questo momento c'è una forte richiesta di questo, proprio perché, come tu dicevi, c'è una difficoltà a passare dal controllo, diciamo, invece a un discorso diverso che può essere lo sviluppo degli obiettivi, invece, no? No. Lavorare per obiettivi e non con il controllo, con l'idea della presenza, eccetera, eccetera. Però diciamo che i nostri manager, che sono ancora abbastanza, diciamo, legati a una tipologia di management un po' diverso e antico, trovano difficoltà a lasciare, diciamo, a mollare gli ormeggi, no? A mollare questa corda che li lega al controllo e quindi hanno molta difficoltà. Quindi oggi il coaching e la formazione su questo può essere molto efficace, agire su queste persone per poi creare tutto il discorso che vediamo anche scritto qua, che tu vedi e che hai molto ben sintetizzato, cioè quello del passaggio, diciamo, dall'ascolto poi a una situazione di benessere che viene. Che secondo me poi, Leonella, scusa se ti interrompo, è anche, non lo so come, io delle volte mi stupisco quando c'è questa opportunità, no, di poter migliorare la propria qualità di vita e poi dall'altra parte, come dici te, soprattutto middle manager, il middle manager è più pronto anche se non ha gli strumenti e quindi è spaesato. Il problema che poi spesso si trova soprattutto nelle grandi aziende, che è fatto di più fasce, no, di più persone che hanno una sorta di gerarchia, chiamiamola così,
verticale, è che tu puoi dare queste indicazioni, far ragionare le persone su queste tematiche dell'empatia, l'ascolto attivo, del combinare, superare il burnout e gestire la vita in un buon equilibrio, poi però ti trovi il board, quello proprio che sta in alto, al quale sia penso Mario che Leonella sa, è sempre difficile accedere all'interno di una consulenza, di una formazione, perché sono sempre quelli che dicono no, noi non serve. In realtà il problema poi è sempre lassù, perché chi sta, il middle manager, poi si trova col problema da una parte dei collaboratori che sono spinti al cambiamento, al miglioramento, che vogliono benessere di vita, psicologico e quant'altro, e quindi sono pronti a mettersi in campo e a rimettere tutti gli strumenti che servono, no? Perché sono i primi a voler apprendere. Poi ci sta il middle manager che da una parte vuole cambiare perché capisce che questo traina meglio il gruppo, produce di più, c'è più allegria, chiamiamola anche così, felicità, c'è più condivisione dentro il team. Dall'altra parte però poi c'è un'enorme disorganizzazione rispetto a questo mondo che è cambiato, perché il mondo è cambiato nel lavoro, su chi cerca nel bordo soprattutto, spesso e volentieri, di mantenere quelli che sono i vecchi criteri. Vi faccio un esempio soprattutto per chiudere questo. Sono stata questo periodo in questa azienda molto grande, dove hanno mediamente un numero di riunioni giornaliere che stanno fra le 7 e le 10 riunioni giornaliere. Quindi la mia prima domanda è stata: ma quando lavorate? Perché non mai. Mai. Perdono tempo. Ma la cosa più grave è che le riunioni non sono, diciamo, distribuite nell'arco delle 8 ore lavorative, ma è facile che tu ce ne abbia 4 tutte alla stessa ora. Perché chi sta su ai vertici e crea delle riunioni, anche spesso a mio parere, possono, anche a detta delle persone che ho sentito, spesso anche inutili, non viene attenzionato dove stanno le persone, come stanno lavorando, c'è lo smart working, allora la persona... Quindi si crea una macchina mostruosa per la quale io, che sono una risorsa, che sto in smart working, mi trovo 4 riunioni tutte lo stesso giorno alla stessa ora. 4 persone dentro di me non ce ne sono, devo sceglierne una. Cosa succede? Che quelle altre 3 al quale non partecipo o vanno avanti per conto suo, e quindi è evidente che io non ci dovevo stare, no? Che ero stata convocata solo perché c'è quest'ansia di, non lo so, di stare presenti in ogni dove, o peggio mi sento, siccome io in quella riunione non ci sono andata, viene convocata un'altra riunione. Insomma, la somma di questo gioco, che è sempre determinato dal vertice, perché è il vertice che creava questa macchina mostruosa di sovrapposizione di riunione, faceva sì che per poter portare a termine un concetto, un problema, un'attività, mediamente si facevano 5 riunioni, perché prima che trovavi tutti i partecipanti necessari, avendone più di una dello stesso orario, l'orario si sovrapponeva. Questo significa non aver capito nulla di quello che significa efficientare il lavoro e aiutare le persone a vivere meglio la loro vita personale e lavorativa. Quindi chi stava in smart working alla fine, che magari aveva deciso quel giorno che siccome poteva gestire l'orario dalle 2 alle 3 che era bel tempo, si andava a fare una bella passeggiata a Villa Borghese e poi tornava al lavoro alle 4 perché la riunione era alle 4 e mezza, se ne trovava infilata una alle 2 e 20 e non poteva più farsi la passeggiata. Quindi non c'è programmazione delle attività, non c'è sincronizzazione degli orari. Questi sono i problemi grandi che secondo me un buon capo, definiamolo così, deve imparare a gestire nella pratica della vita, del lavoro delle persone, perché altrimenti tutto quello che stiamo dicendo decade, viene meno. Cioè, da una parte il capo deve imparare queste skills, chiamiamole, come possiamo chiamare, motivazionali, umane, no? Attenzionare il benessere, attivare l'empatia, ascoltare l'altro, saper capire anche da uno sguardo quello che l'altro vuol dirti, tutte queste cose. Poi però c'è la messa a terra, cioè c'è la necessità che la persona che deve gestire un gruppo sappia realmente mettere in condizione di lavorare da remoto il gruppo stesso, quindi un'organizzazione digitale. La base io la metterei, sì, in un concetto importantissimo: passare da una gestione impositiva a una gestione di collaborazione totale, certo, trasversale, perché sì, il capo è il responsabile di un gruppo di lavoro, esatto, non è un generale dalla chiesa che dà ordini ai, certo, suoi subordinati. È qualcuno che per competenze, per seniority o altro, deve trovare il meglio per il bene dell'azienda attraverso la collaborazione continua e soprattutto democratica. Sì,
E posso aggiungere quella cosa che volevo, che richiudevo un pochino anche nel concetto dell'attivare la parte empatica, è quella anche di fare un lavoro a monte. Io dico sempre che un buon capo è un bravo coach, cioè una persona che sa vedere nell'altro, perché all'interno di un team ognuno di noi ha una sua, diciamo, un suo talento, no? Allora io ritengo che tutti siamo talentuosi, ognuno di noi ha un suo talento, non è che c'è il talentuoso e quello che non sa far nulla. Ognuno di noi ha una sua caratteristica che la rende quella talento. Il buon capo deve saper cogliere all'interno del proprio team le differenze dei talenti che si trova sulla sua tavola, in modo che possa in maniera produttiva e anche più efficiente e migliorando la qualità di vita, saper distribuire anche i lavori alle persone giuste, perché il problema poi spesso è anche quello, perché quando si era in presenza, quando io prima parlavo di superficialità, era lì che volevo arrivare. Prima, col fatto che eravamo tutti nello stesso ufficio, io attribuivo il lavoro come capitava, poi lo capivi, non lo capivi, venivi, tanto c'ero io, andavi dal collega, la soluzione in qualche maniera la portavi fuori il risultato. Il momento in cui tu sei il lavoratore va fuori dal e deve responsabilizzarsi e deve autonomamente trovare una soluzione. È chiaro che il capo deve essere in grado di dargli un lavoro che sia meritevole e non difficoltoso, cioè non lo devo mettere in difficoltà, lo devo mettere a lavorare all'interno di un team su quella che è un'attività che è quella che lui riesce bene, riesce meglio. Poi se vogliamo fare un livello superiore di una buona gestione dei collaboratori da remoto, io dico sempre sfidatevi. Che è una cosa che propongo sempre, cioè cercate chiaramente in condivisione di concetto tutti insieme di cambiare. Magari Leonella, per esempio, è molto brava nel comunicare col cliente, mentre Mario invece è un bravo pensatore, fa la ricerca, tira fuori i dati. E quindi, mediamente, io che devo fare? Se voglio essere veloce e velocizzare il lavoro ed efficientarlo, attribuisco a Leonella la comunicazione col cliente e a Mario gli attribuisco invece magari un lavoro più di ricerca. Io cosa posso proporre? E dico sempre alle persone, ai manager, di farlo ogni tanto. Proponete uno scambio. Proponete di scambiare i ruoli. Proviamo a vedere se Leonella, piano piano, affiancata da Mario, apprende competenze che sono più idonee, più caratteristiche di Mario. Chiaramente in un supporto di collaborazione, in un momento in cui non c'è un sovraccarico del lavoro, in un momento in cui il team si è, come dicevate prima Mario, ben amalgamato e quindi è un gruppo, è un tutt'uno, non si sfida uno con l'altro. Allora, questo, secondo me, è uno degli aspetti che è emerso e sul quale si può ragionare proprio quando il mondo è cambiato, proprio dopo che lo smart working, diciamo, spero stia diventando il modello di lavoro del futuro, che ancora in Italia ogni tanto zoppichiamo su sta cosa, cioè abbiamo sempre un po' il desiderio di controllarli tutti, di guardare le teste e dire io ho 10 teste che comando, quello ce n'ha 10, 12, 15, quindi sono più bravo o meno bravo dell'altro. Quando in Italia Controllo, fiducia, controllo, fiducia, fiducia, esattamente. fiducia, 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 e più si dà fiducia ai colleghi, ai collaboratori, ai sottoposti, ma anche ai propri capi, più si dà Assolutamente. fiducia, migliora il risultato e migliora l'atmosfera interna dell'azienda. E E migliora il lavoro da una migliora il parte. lavoro, sì, i risultati vengono prima e vengono meglio. E io direi, se vogliamo aggiungere una cosa che con Leonella abbiamo condiviso anche i nostri così, momenti di esperienze, migliora anche a livello di sostenibilità la reputation dell'azienda stessa. Ah, Perché certo. l'azienda è un'azienda accogliente, è un'azienda dove le persone hanno piacere di lavorare e dove magari altre vogliono andare a lavorare, questo aumenta la reputation aziendale, aumenta quindi anche quella che è la cosiddetta, diciamo, sostenibilità dell'azienda stessa, che viene apprezzata, viene ricercata rispetto ad aziende che invece oggi non offrono sul mercato le stesse caratteristiche. Abbiamo letto, penso tutti, o chi non l'ha letto lo dico io, recentemente si è visto che soprattutto nella nuova ricerca di lavoro dei giovani, la prima domanda che il giovane fa è se l'azienda offre tempo per loro, cioè c'è disponibilità di tempo e addirittura è emerso che soprattutto le nuove generazioni sono disposte a rinunciare a una parte di stipendio, quindi a poter prendere anche qualcosina in meno
per avere però tempo per loro. E questo per chi, come noi tre che ci siamo chiacchierati, siamo leggermente un po' più diciottenni, è qualcosa che non è molto nelle corde, perché prima la ricerca del lavoro era soltanto mirata a quello che pagava di più fondamentalmente, c'era meno attenzione al benessere della nostra vita, perché culturalmente noi distinguevamo, no? La mia vita di Simona fuori dall'ufficio aveva una sua essenza, Simona dentro il lavoro era un altro, quindi poteva anche capitare che non collimassero le due realtà. Invece oggi le nuove generazioni, e spero sempre di più anche noi che siamo ancora attivi nel mondo del lavoro, sposiamo invece la teoria che si può arrivare, secondo me, alla felicità attraverso il combinare insieme lo stesso obiettivo sia per la vita lavoro che per la vita personale, e questo è qualcosa a cui il capo non può oggi prescindere più. Cioè non può pensare di gestire un gruppo senza tenere in conto tutte queste nuove variabili e sensibilizzazioni a cui le persone che lavorano in quel team vogliono essere in qualche maniera ascoltate e rispettate. Questo è un po' come, secondo me, si è modificato il modello di lavoro. Quindi, come vedete, io nella slide ho messo anche il one-to-one coaching. Non sapevo che avrei trovato Leonella, ma insomma Leonella rappresenta esattamente questo supporto che può essere fatto nelle aziende, può essere fatto attraverso il coaching, può essere fatto attraverso il mentoring. Io l'ho fatto nel mentoring con un aspetto diverso, quello della comunicazione dei valori nelle diverse generazioni, per trasferire in una comunicazione nuova, diversa da una newsletter o da un incontro in presenza, facendo proprio un one-to-one un pochino più dettagliato. Tagliato. Cioè gli strumenti che oggi devono essere messi in campo, il senso di questa nostra chiacchierata è che oggi un buon capo deve mettere in campo tante altre competenze in più. Tant'è che a mio parere oggi un capo non è più un manager ma è un leader, con una differenza fondamentale fra i due concetti, perché il manager lavora sul consolidato. È colui che lavora su una costruzione già fatta, quindi si deve soltanto trovare la scrivania migliore, la sedia migliore, ma il palazzo già esiste. Il leader è colui che deve costruirlo, questo palazzo, è colui che deve andare anche alla scoperta dei cambiamenti che si stanno vivendo, e su questo vi invito sempre i vari manager a essere più leader che manager, senza però dimenticare, perché sono fondamentali e perché poi fanno un po' parte anche del mio lavoro, quelle che sono invece le competenze puramente manageriali dell'organizzazione. Perché se poi facciamo venir meno la gestione del tempo, l'organizzazione e l'efficientamento, è chiaro che tutta la costruzione della casa viene meno, perché viene in qualche maniera limitata o rallentata. Il tutto creando una forte empatia con tutti i colleghi, collaboratori o sottoposti, che è una brutta parola, con colleghi di altro livello, sì, in maniera che si vada tutti verso lo stesso risultato. Si fa gruppo, si fa team, si fa una squadra che vince. Assolutamente. Squadra vincente, squadra che comunica a tutti i livelli, prendendo il meglio e la parte talentuosa di ciascuno dei componenti. Condivido pienamente. Chiudiamo questa chiacchierata con l'ultima considerazione che volevo fare, che è quella sul concetto della trasformazione digitale, che sembra banale, ma in realtà, secondo me, oggi che abbiamo già superato alcuni aspetti di questo nuovo, cioè ci siamo già ormai calati nella realtà del nuovo modello di lavoro su tanti aspetti, quello della trasformazione digitale, secondo me, oggi è ancora un tassello dolente. E facendo un esempio anche qui pratico, dobbiamo imparare ad utilizzare il giusto strumento di comunicazione da remoto rispetto al messaggio che dobbiamo trasferire. E qua vi faccio vi do una suggestione che mi è capitata poi in alcune esperienze lavorative. Io, se devo dire una cosa veloce ai miei colleghi, ai miei collaboratori, a chi lavora con me, probabilmente è facile che io alzo il telefono e dico: Leonella, senti, hai finito quella cosa, ci sentiamo più tardi, perché per me, nella mia generazione, una semplice chiamata velocizza la comunicazione. Mi sono accorta, attraverso le varie formazioni e le esperienze lavorative che ho fatto, che invece nei giovani il telefono è impensabile, loro mandano una mail. Per dire la stessa cosa che io in velocità preferisco dire a Leonella con una semplice telefonata piuttosto che con una mail, loro invece hanno come strumento di immediatezza della comunicazione la mail. Questo deve far attenzionare e riflettere ancora di più un capo, quando io ho detto a monte che deve fare un lavoro prima, no? Cioè capire chi è la platea dei suoi collaboratori, che generazione sono, che approccio di comunicazione hanno, quali strumenti prediligono, perché altrimenti, se non si cala anche il lavoro nel singolo contesto del gruppo, è facile che lo strumento che viene utilizzato
è giusto per uno e sbagliato per un altro. Allora, sempre in un'ottica di mettere la persona al centro, quando parliamo di gruppi dove chiaramente non parliamo di un gruppo di 100 persone, ma un team di 6, 7, 8 persone, dove ognuno può andare a scandagliare le caratteristiche diverse dei singoli, è chiaro che bisogna poi, secondo me, creare che cosa? All'interno dei singoli gruppi una sorta di galateo digitale, come lo chiamo io, cioè darsi insieme, in base alle varie caratteristiche generazionali, un modello di comunicazione che sia efficiente, uguale e comunicativo per tutti. Quindi capire se è necessaria una mail, se bisogna scrivere dentro Teams, che ci sono tutti i vari pop-up di Teams, perché ormai tutte le aziende comunicano attraverso questi grandi, no? Queste grandi conference, che sia Teams o quant'altro, non solo per una call, anche come messaggistica. Quando è necessario fare una riunione, piuttosto che quando invece della riunione basta fare una semplice call, un WhatsApp, un messaggio, una mail, ci sono vari strumenti che ancora oggi noi non sappiamo bene come utilizzare. Questo è quello che poi genera quella confusione sulle riunioni che vi dicevo prima, perché spesso e volentieri vengono indette riunioni pensando che così si arriva al risultato e invece quella riunione diventa dispersiva. Ma io ho trovato una risposta su perché c'è stato un abuso di comunicazione via mail. È un po' questo colpa della situazione pandemica che abbiamo vissuto. Quando siamo stati in lockdown e siamo stati tutti chiusi dentro casa, a noi ci potevano chiedere una call anche alle 10 di sera e io dicevo sì, per il semplice fatto che quella call, quella riunione, era per me un modo di essere fuori di casa in quel momento in cui eravamo tutti chiusi dentro casa. Quindi non avevamo un limite temporale e non ci faceva fatica stare perennemente connessi, che invece è un altro problema oggi sul quale bisognerebbe proprio riflettere piano piano. Oggi invece bisogna, per poter restituire alle persone il proprio tempo, visto che lo smart working te lo dà, anche perché banalmente basta che non devi fare Perugia-Roma, Roma-Perugia, già acquisito tempo e tanto ne hai preso per tornare a quello che dicevi te, se poi questo tempo che tu recuperi fra Perugia-Roma, Roma-Perugia lo perdi con 1500 riunioni una dietro l'altra, tu non hai lavorato, non hai prodotto niente, sei andato in confusione e torniamo dentro il burnout. E io ti dico, ma come? Lo smart working nasce per combattere il burnout e noi stiamo sbagliando lo strumento digitale, stiamo ricadendo a bomba dentro il burnout. Questi, secondo me, sono i punti di riflessione più importanti da lasciare oggi in capo a tutti noi, a chi fa formazione, a chi fa consulenza, a chi è un capo, a chi è una risorsa in un'azienda. Perché sono i punti sui quali, se noi piano piano troviamo la giusta via, riusciamo veramente ad arrivare a quella, permettimi, a quella felicità, a quel benessere, a quella cosiddetta work-life integration alla quale secondo me possiamo benissimo arrivare. Questo era un pochino il messaggio, la chiacchierata che volevo fare con voi oggi. Vi chiudo con un'ultima suggestione sul digitale, che è il metaverso. Io non so chi di voi conosce il metaverso, io lo conosco, l'ho provato e a me piace molto tutto ciò che è innovazione digitale, sempre però con l'attenzione di non farla poi prevaricare sulla persona, perché poi diventa a quel punto un boomerang. Il metaverso è la possibilità di non fare una chiacchierata così, ma magari farla con degli avatar, degli omini, delle donnine che camminano all'interno di una stanza che io magari ho scelto essere un anfiteatro, un cinema, ma una sala riunioni, un parco all'aperto, quello che ritengo essere la cornice più aggregante per il contesto e la chiacchierata che stiamo facendo, e ognuno di noi si muove all'interno di questa realtà, e magari Mario invece di togliere, e Leonella invece di togliere il mute al loro audio, si alzavano e venivano a parlare vicino a me o intorno a me nella tavola rotonda. Questa è una delle tante cose. Considerate che il metaverso ha già fornito oggi, come passaggio successivo, un beneficio per esempio agli studenti di medicina. Oggi gli studenti di medicina, che generalmente vedevano, purtroppo per noi, la sala operatoria al quinto anno, se erano fortunati, una volta a mese potevano vedere realmente una sala operatoria e cominciare a vedere quali erano gli attrezzi del mestiere, oggi attraverso il metaverso gli studenti di medicina già dal primo anno si trovano virtualmente in sala operatoria e maneggiano gli strumenti, i ferri del mestiere. E questo, capite bene cosa significa, che probabilmente ci sarà maggior praticità, maggior concretezza di chi sta studiando medicina quando sarà pronto veramente prima di altri di poter fare il medico. Quindi anche questo è uno strumento che arriverà nelle nostre vite, arriverà nel nostro modello di lavoro. Dobbiamo imparare anche qui
a conoscere tutti gli strumenti, ad usarli e a studiarli in maniera che siano per noi un beneficio e non un danno, perché poi il rischio è sempre quello nella trasformazione digitale, no? Che poi la macchina vada a sovrapporsi e anche spesso a sostituire quello che invece è il nostro essere, la nostra partecipazione, che rimane, come dicevamo anche prima, la presenza rimane comunque delle volte veramente fondamentale, imprescindibile. Ci sono attività di coaching, questo ce lo può dire Leonella, ma anche il mentoring stesso, sono attività che vanno fatte in presenza. Perché devo vederla la persona, devo parlare con la persona. Poi ci sono tante altre attività che possono essere velocizzate ed efficientate con 1.000 strumenti. Prima iniziamo con un SMS, poi abbiamo avuto WhatsApp, poi abbiamo avuto FaceTime, poi siamo passati a Teams e ora arriveremo anche al metaverso. Questa era un pochino, diciamo, la chiacchierata. Abbiamo avuto un'ora, potremmo parlarne per ore continue di queste tematiche. Spero di avervi lasciato qualche, così, qualche suggestione, qualche suggerimento e vi ringrazio soprattutto dell'attenzione che mi avete dato. Vi lascio a disposizione per chi le vuole le slide, potete scaricarvi in alto a destra, ci sta la freccetta verso il basso per chi si volesse prendere le slide. Niente, vi ringrazio e spero di avervi dato qualche idea, insomma, qualche riflessione, spunto di riflessione in più. Grazie Simona, io devo andare, è stato molto Grazie. interessante e spero di incontrarti presto davanti a un buon caffè. Va benissimo, grazie, grazie mille, buona serata. Ciao Linella, a presto, Ciao. Ciao grazie. Mario. Ciao, ciao Ciao ragazze, Mario. ciao. Ciao. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Ciao Ciao. Simona, Ciao grazie, Leonella, molto grazie. interessante, è stato Grazie molto Leonella, carino, molto grazie interessante come sempre. mille. Quindi ti ringrazio molto. Grazie. Va bene. Ok, ci vediamo Buonasera. presto. A presto col caffè insieme a Mario. Assolutamente. Ciao. Ciao, arrivederci e buona serata a tutti. Alla prossima.